alla scoperta di questo store NX insieme a... Sono Lorenzo di no. NX Way. NX Way, che vuol dire? Vabbè, strada in inglese. Allora, la strada dell'NX? È un percorso, NX Way. Un viaggio. Come il viaggio verso la decarbonizzazione dei trasporti. Ed è NX Way, la nuova società del gruppo Enel, completamente dedicata alla mobilità elettrica. Solo elettrica. Esatto. Il nostro interesse è appunto sostenere questo progetto, questo piano di trasformazione, soprattutto aiutare i nostri clienti ad adottare qualsiasi... I cittadini del futuro. Prossimo. In realtà speriamo del adesso, presente. Di oggi. Del presente, esatto. Futuro tra due minuti al futuro. Va benissimo. Esatto. Allora, siamo qui a Corso Francia. A Roma. Esatto, a Roma. Roma Nord posto... mi sembra che sia, giusto? No. In questo posto è possibile caricare l'auto elettrica attraverso punti di ricarica ad alta potenza. Ma che vuol dire potenza? Perché bisogna specificare. Esatto. Allora, sappiamo, non tutti sanno che ci sono macchine termiche, macchine full hybrid, ibride e plug-in, e naturalmente full hybrid, su full electric. Qui anche plug-in possono... Allora, su questo genere di stazioni no. Ok, così almeno spieghiamo. Di stazioni, sono delle stazioni ad alta potenza che supportano... Quanta potenza? Chiloto? Fino a 350 kW. Quasi un'industria. Esatto, noi, come dire, siamo allineati allo standard. Ok. Quindi 350 kW di potenza in corrente continua. Ok. Naturalmente parliamo di corrente quale? Corrente continua e soprattutto energia utilizzata al 100% da fonti. Ossia? Spieghiamolo. Cose solari. Significa 100% da fonti rinnovabili, quindi sole, idro, vento, ma ci piace ricordare che in questo posto abbiamo integrato le nostre stazioni con un canopy. Non è un normale tenda per coprire, esatto, il sole, ecco. È un canopy di pannelli solari. Che integra quindi la disponibilità presso il sito di Monza. C'è solo questo o anche eolico? Anche certo. In questo posto solo sole. È presente soltanto il fotovoltaico. Questo però non dico non quanti significa... sono, quanti quadrati, rettangoli. Esatto. Sono, non so, 100, allora, non è 100 di domande. No, questo ecco. Ovviamente integra diciamo la potenza disponibile, ma il concetto è appunto essere in grado di coniugare ciò che nativamente viene da fonti rinnovabili con un ulteriore apporto ovviamente sul posto da un pannello. Certo. Questo punto di store, diciamo, da quando è stato? Perché non tutti sanno che c'è, però bisogna farlo una data iniziale, esatto, quando è iniziato. Questo posto è stato inaugurato nel 2021, nella primavera. Sotto del la pandemia? A fine pandemia. Via, fine pandemia, nella primavera del 2021, e rappresenta un concetto avveniristico. Rappresenta quella che noi definiamo la stazione di carburante 4.0. Noi siamo direttori. Al 5 quando sarete? Speriamo presto. Ecco, ok. Con 5G della... Quindi abbiamo messo a disposizione la ricarica ultra veloce, integrandola anche con fast, i servizi. Ultra fast. Non è più fast adesso. Esatto, perché fast la intendiamo fino a 100 kW, tutto ciò che eccede i 100 allora, kW. Non è più 20 minuti, ma sarà 10? Adesso un pieno con queste stazioni secondo è possibile macchine, farlo. Quindi. Esatto. Bisogna specificare. Dipende dalla tipologia anche di macchina. Anche dai kilowattori che ha dentro. Esatto. Quindi non tutto dalla uguale. Capacità della batteria, dalla possibilità perché della macchina rompere di gestire pure. Della potenza. Se uno con la piccola macchina può anche... No, questo no, okay, assolutamente. Spieghiamolo, perché non sì, esatto, sanno. Spadiamo il mio. Perché se no dice, no, non posso portare la mia macchina piccolina... No, assolutamente okay. No. Quindi ogni macchina ha una certa capacità di assorbire potenza e una certa capacità della batteria. No, avete solo questo tipo, ma vedo anche... No, abbiamo integrato, ecco. In questo concetto abbiamo integrato stazioni ultrafast e una stazione quick, ovvero con due prese fino a 22 prese kW. Prese fatte dalla stessa macchina alternata. Cioè non della... Sono a disposizione, sono a disposizione per la mia presa elettrica della corretto, macchina, non esatto. Che ha come no, queste. No, sono a disposizione di macchine che supportano la corrente alternata per tutte le altre. Ok, questa è un po' più tecnica in questo senso. Questo è un, diciamo, supporta uno standard diverso, supporta la corrente continua
che presuppone l'utilizzo di una presa di potenza. Ok. E insieme al, diciamo, alla stazione a 22 kW abbiamo integrato anche con un concetto di ricarica diverso. Questo è il Juice Media, ovvero un apparato di ricarica che integra un LED per la pubblicità. Per la pubblicità. Ah, per il pannello? Esatto. Però è vuota adesso. In questo momento credo che forse il sole ci stia tirando un tiro mancino e non si veda. Ah, ecco, qualsiasi azienda può entrare o esatto. Esce nel solo. No, no, sono sì, aperto. Esatto, è possibile promuovere tutto il nostro spazio. Qualsiasi. LED. Qualsiasi cosa, qualsiasi, anche il petrolio. No. Ah, ecco. Diamo questa battuta. No. Allora, vabbè, è una battuta la mia. Assolutamente. Vabbè, qualcosa di bio almeno. Il mangiare in tempo. Siamo open. Allora, che cosa succede? Allora, io faccio... come si fa? Come si fa? È abbastanza semplice. Per i neofiti forse no ancora. Per me no, però per gli altri... Vediamo, ci arriviamo. Allora, per poter ricaricare su queste stazioni è necessario dotarsi di un'app. Un telefono, uno smartphone. Di uno smartphone con un'app. Okay. È possibile vostra caricare... app? Sì, allora, queste stazioni, secondo un concetto di neutralità che utilizziamo come azienda, possono essere accedute da qualsiasi mobility service. Perfetto. Tipo quelle che si acquisiscono tutte... Esatto, cioè siamo aperti totalmente. Il mercato comunque è ricco di soluzioni. È possibile caricare anche con il nostro mobility service provider, che è JuicePass. Ah. Con JuicePass i nostri clienti possono caricare fino a 200.000 punti di ricarica distribuiti globalmente. Ah, ok. E, tra cui i punti di ricarica più presenti. Questo è solo unico a Roma adesso? Allora, questo concetto in questo momento è unico. Okay. È chiaro che siamo in una condizione di espansione, come nell'X-Way procederemo, stiamo procedendo a sprombattuto in questa fase di diciamo installazione capillare. Sempre alla stessa maniera? Non completamente, nel senso che dipende ovviamente dallo spazio a disposizione, dipende dal contesto all'interno del quale ci andiamo. Diciamo anche un po' di storia, quando è iniziato NX, il 2010, percorso di Enel all'interno della mobilità elettrica è iniziato nel 2010. È iniziato con un progetto pilota su Roma e su Pisa e da lì è stata una rincorsa fino al 2021. Ok. Nel momento in cui, in realtà, perdonate, 2022 è quando nasce NX-Way. Ah, quindi questa focalizzazione ad aprile, questa focalizzazione assoluta sulla mobilità. È appena nata NX-Way. NX-Way nasce nel 2022, ma diciamo porta dietro una scorta di esperienze, di competenza molto importanti. Abbiamo una presenza... Non deve cambiare nessuna l'applicazione, però. Assolutamente. È sempre no. La stessa. Okay. I clienti possono continuare a ricaricare... in modo insomma lineare e semplice, la così stessa. Come facevano. Cambia il nome, ma non è... Cambia il nome, miglioriamo la qualità del servizio. Ossia, io vengo, prendo ho la macchina elettrica, come la 500i, che cosa succede? Scarichi JuicePass. Esatto. Tu adesso, così prendiamo vediamo. Smartphone, entriamo, scarichiamo JuicePass. Vediamo così. Ma qual è? Questo viola, questo esatto. Colore come questo? Non vogliamo dire che non è lo stesso colore, no? È leggermente diverso, viola è un pantone bene. Diverso. Ah, non ha problemi il colore viola, per voi vi piace. Ci piace. Quindi scarichiamo JuicePass, lo possiamo scaricare sia... Gratuitamente. Assolutamente. Così almeno tagliamo tutto poi. Sia dallo store Android, da Google Store, sia da Apple Store. Poi. Una volta scaricata l'app è necessario registrarsi. E come si registra? Perché non tutti lo sanno. La registrazione? Esatto. Un'email e poi da lì un telefono? Non serve. Ovviamente. Un telefono, numero di telefono? In realtà il numero di telefono non è necessario. Perfetto. Se è necessario avere la mail, ovviamente, la nome, carta di cognome, credito? Codice fiscale e carta di credito. Qualsiasi carta di credito. Perché bisogna capire... Così come supportiamo anche PayPal. Anche ricaricabile, quella cosa lì? Assolutamente. Però vi specifichiamo meglio, perché così almeno non abbiamo problemi. Di qualsiasi carta di credito italiana, esatto. Internazionale anche? Esatto. Per così almeno. Poi perfetto. Che succede? Una volta registrati... Ci arriva un'email? Abbiamo una mail di conferma della registrazione di welcome all'interno di JuicePass e sarà poi necessario selezionare il piano tariffario che non è pay use in questo senso. Abbiamo due piani sai che cos'è il pay use? Penso di sì. Sarebbe pagare nell'uso quotidiano, diciamo, parliamo esatto. Italiano. Abbiamo due piani tariffari, abbiamo un piano tariffario pay per use e quindi
paghi tutto ciò che carichi o un piano da rifare o flat. E il quale conviene per i nuovi abbonati? Come si dice? Non allora, so se questo, chiamano abbonati o. Sono dei clienti. Clienti, esatto. Okay. Allora, dipende molto da, diciamo, dal fabbisogno di un cliente. È chiaro che un cliente che ha necessità di ricaricare spesso ha tanta convenienza nel sottoscrivere i nostri abbonamenti flat. E sono due abbonamenti flat, un abbonamento da 25 euro al mese fino a 70 kWh al mese o 45 euro al mese fino a 145 kWh. E per, facciamo l'esempio, 145 kWh. Quanti chilometri fa una macchina? Così almeno sappiamo. Ma a questa domanda devo rispondere per forza. Dimmelo. E dipende molto dalla macchina. Ah, ecco, perfetto. No, per capire, perché quando si parla di tempo. Adesso, facciamo un esempio, la mia carica. Perfetto. Allora, io ancora non l'ho acquisito, ma sotto lo farò. Me lo spiegherai più bene. Allo store, così impariamo bene. Quindi, una volta all'interno dell'app sarà sufficiente. Ovviamente trovare la location. Ci si localizzerà in prossimità della. Il GPS bisogna attivare. Esatto. Ci si localizza accanto alla stazione di ricarica. Sì. Si seleziona la stazione di ricarica e la presa. Quale? Sono due. Nel nostro caso selezioniamo la presa numero 8, è una presa con lo standard CCS Combo 2, okay, che è supportato da questa tipologia. Perfetto, allora vado a aprirla. Esatto. Così. Perfetto. Vado a prendere questo, che abbiamo letto. Fast. Entrambi. Ok, così spieghiamo. Esatto. Questo è ultra fast, hanno ultra detto, fast, giusto? Ultra fast. Esatto. Mi scoppia la macchina? Assolutamente. Perfetto, così almeno abbiamo tolto. Non mettiamo paura, così dai. Selezioniamo all'interno dell'app il punto di ricarica che ci interessa, quindi il numero 8. Ci abbiamo trovato, eccolo là, è libera. È libera. Lo troviamo sull'applicazione? Assolutamente sì. Abbiamo troviamo la ricarica. Che è libera, è disponibile. Troviamo che è libera ed è disponibile. Abbiamo la ricarica. In questo momento l'app sta dialogando con la stazione. Deve esserci wifi, cioè deve essere. È necessario che ci sia una copertura. Ecco. Che ci sia una copertura. Che dice? La stazione è pronta per ricaricare. Vai. Così come in app abbiamo ricevuto la comunicazione che siamo pronti per procedere alla ricarica. Naturalmente ci vuole una persona come te o lo possiamo no, fare? È semplicissimo. Okay. Il cavo è abbastanza. È troppo corto? In questo caso ci siamo parcheggiati, abbiamo parcheggiato l'auto un po' distante, ma funziona, ce la facciamo ugualmente. Guarda un po', ti aiuto, dai. No, è necessario, okay. Ce l'abbiamo fatta. Pensavo. Perfetto. Adesso l'app ha riconosciuto che la sessione di ricarica è iniziata. Sì. E in pochissimi istanti partirà. Eccolo. No, quella è la semaforo. Questo no, è il semaforo. Sta andando? È iniziata la ricarica, questa lo possiamo è vedere. Verde. Esatto, lo possiamo vedere. Eccolo. Sia da qui. Sia all'interno dell'app. Sta andando lì? Assolutamente sì. Questo dovrebbe essere in quanto tempo? Allora, un pieno con questa tipologia di stazione è possibile farlo in 20 minuti. Questo diciamo a 10% in meno del 100%. Saranno un paio di minuti, se è così veloce. Sul 100% no, perché c'è da considerare anche il comportamento della batteria. Ah, una batteria nel momento in cui raggiunge una certa soglia di ricarica tende in qualche modo a proteggersi. Ah, ecco. E quindi in automatico la macchina accetterà una potenza inferiore. Ah, piano piano cala. Esatto. Se spieghiamo bene. Così non hanno problemi delle batterie. Esatto, per tutelare le batterie e il comportamento. Perfetto. Intanto che si fa adesso? Allora io tanto la chiudo. Esatto. Vediamo la macchina. La possiamo anche chiudere, ma non ci conviene lasciarla qua. E andiamo a prendere un caffè all'interno. E siamo entrati in questo LX Store. Esatto. Insieme a Lorenzo sempre, dell'LX Way. Perfetto. Questo, il cognome non abbiamo detto? Schirinzi, ecco qua, se non si chiama. Lorenzo è. Ci sono tanti. Lorenzo è magnifico. Sempre magnifico. È storico. Sì. Perfetto. Allora. Diciamo che cosa stiamo qua, è una zona relax anche? Allora, questo coniuga insieme un'area relax con un'area store. Oh. All'interno dell'area store è possibile acquistare o comunque conoscere i prodotti a 360 i prodotti trattati dal gruppo nel 360 gradi. E ovviamente ci sta anche un'area relax con tipo un bar, ristoro, ma anche bar e ristoro,
all'interno del quale i nostri clienti possono godersi un caffè o un buon pasto. Nel frattempo la macchina ricarica, e su questo andiamo a scoprire, che ci fa vedere che cosa. Presentala. Allora, lei è la collega Marina di comunicazione. Sì. E lascio la parola. Perfetto. Okay. Allora, piacere. Dimmi. Allora, diamo la informazione di questa display, tablet, come vogliamo chiamarlo. Sì, un display a disposizione degli utenti. Ok. No tecnico allora. No, facilissimo. Come ti diceva Lorenzo, sì, mentre il tuo veicolo ricarica, ti prendi un caffè, sorseggi comodamente, ti fai due chiacchiere. Due c'è il wifi? Anche, certo. Okay, vedi? Certo. Tutto a disposizione. Tutto a disposizione. Qui puoi monitorare lo stato della ricarica. Quella è la mia, perché le altre sono tutte libere. In questo momento sono tutte libere, quindi sicuramente. Siamo stati fortunati che abbiamo trovato libero. Corretto, però sono tanti punti a disposizione. Sì. Vabbè, saranno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, una decina, sì, detto. Una decina, sì. Tra l'altro è 10 vetture in poco tempo. Sì, sì, una ricarica veloce, quindi. Ultra fast, dobbiamo avere questo corretto. E la cosa che ti volevo sapere è che abbiamo sviluppato un tool. Che cos'è un tool? Spieghiamo, ecco. Un tool che è raggiungibile anche tramite il nostro sito web, che ossia, misura www.edifixway.it. Okay. Ok. In cui, in sostanza, che succede? Noi riusciamo a calcolare quanta CO2 risparmiamo grazie alla ricarica. E quasi che volessimo, come se volessimo ringraziare, diciamo, il nostro pianeta. Sì, il nostro pianeta, perché con la ricarica al tuo veicolo sei riuscito a contribuire alla sostenibilità. Al green. Green è una bellissima. Alla salute della terra. Alla salute della terra. E di quella nostra, perché pure noi. Perché dove viviamo noi? Ecco. Adesso non è attivo, però si dice grazie alle ricariche abbiamo risparmiato più o meno quanto in una giornata. Il calcolo dipende anche lì da diversi fattori. E addirittura questo tool si aggiorna in automatico. Ah. Ogni tot di ora. Ah, ecco. Esattamente, però ad ogni tot corrisponde CO2 risparmiata. Ed è un bellissimo messaggio da dare. Ma bisogna anche farlo fuori, perché non solo dentro. Esatto. Bisogna farlo anche su un grande, usate, venite da noi che salviamo la terra. Corretto. Vedi, ecco, in questa maniera. Oltre, facciamo la passeggiata e ricongiungiamoci con Lorenzo. Corretto. Allora, oltre a caricare la batteria della macchina, sì, prendere un caffè, sì, giusto? E informazioni su altri prodotti posso avere? Intanto, certo, anche se poco tempo, però. A disposizione ci sono i nostri consulenti che comunque tutte le soluzioni del mondo di Mixway per la ricarica. Perfetto. La ricarica domestica, la world box, che andiamo a parlare. Partiamo dalla ricarica domestica, ad esempio, la nostra juice box. Juice sarebbe succo? Nello slang americano identificare il momento della ricarica. Ah, ecco, per quello, perché uno penserebbe juice, succo. È un po' sì. Apposta, perché capiamo un po' più le cose. Esatto. Allora, tanto ritorno, grazie alla vostra comunicazione, adesso parliamo di questa juice box. Qui abbiamo la juice box. Quale è questa qui? Esatto. Sempre sul colore viola. È la base. Il nostro pantone. Perfetto. Sempre lui. E la nostra infrastruttura di ricarica domestica per da installare insomma in un contesto privato, ossia puoi metterla dentro un garage, o attaccata al muro, anche se è un condominio, anche il che dipende ovviamente da una serie di bisogna capire com'è l'iter, perché non tutti sanno. Ah, io posso prendere questa juice box perché ho il palazzo, il condominio. Questo, bisogna far comprendere bene la situazione, perché non tutti pensano o sanno le cose. Allora, ovviamente è possibile ed è consentito installare delle infrastrutture di ricarica all'interno dei condomini e all'interno dei garage. Io chiedo sempre permesso. È necessario, ovviamente. Anche se è la mia, in questo senso. Corretto, in questo momento è ancora necessario avere il consenso da parte del condominio. Questo mi va sulla mia bolletta della. Esatto, okay. Questa sezione collegata. Sulla tua utenza domestica. Ma se io voglio fare una collegata sulla cosa commerciale, non lo posso aprire? Assolutamente sì, lo possiamo fare. Queste, così domande di ricarica possono essere connesse a qualsiasi tipologia di contratto. Ecco, la libertà in questo senso. Totalmente free, liberi e totalmente aperti.
E che sempre con la, un'applicazione, sempre con... Che è cosa... possibile, allora, questa infrastruttura di ricarica, innanzitutto è un'infrastruttura di ricarica in corrente alternata. Ok. Che può caricare fino a 22 kW, ovviamente sono kilowatt come, come potenza. Okay. Ovviamente sono disponibili versioni da 3 kW, vabbè, da 7. Dalla base fino... Esatto. Secondo se uno ha una cosa commerciale in questo senso. Corretto. Come è possibile utilizzarla? È possibile utilizzarla sia attraverso l'app che abbiamo visto prima, ovvero JuicePass, sia attraverso l'utilizzo di una carta refill, con una carta refill, quindi una carta refill associata all'account. Cioè, l'avete questa? Abbiamo anche la carta. Bisogna metterla sempre all'applicazione e poi acquisire. È possibile acquistare la carta all'interno dell'applicazione. Okay. E viene spedita a casa. E viene spedita fisicamente. Esatto. Okay. Oppure esiste anche la modalità di utilizzo diciamo senza la necessità di sblocco, ovvero il cliente che preferisce arrivare nel proprio garage, parcheggiare l'app ed inserirla, può fare la modalità lasciando la stessa. Senza codice, senza necessità di utilizzare codice. Se uno sta a casa sola, se sta vicino al condominio, credo che sia un po' complicata. Credo che non convenga in questo senso. Però bisogna, ecco, facciamo vedere una cosa. Questa è quella. Questa non è quella stazione, fast. No, questa è una stazione. Ecco, non questo è fast. Un punto di ricarica in corrente alternata. Così almeno la differenza 2. Che l'abbiamo fatta, quella è ultra fast. Quella è ultra fast. Questa è da, diciamo, casalinga, tra virgolette. Da, ovviamente. La stessa cosa? La stessa cosa. Okay. Qui abbiamo ovviamente la presa lato stazione di ricarica e questa, diciamo, emula ciò che si quello vede, della ciò che è un cliente. Ok. Per quanto riguarda l'acquisizione di questa, cioè la devo prenotare, la devo acquistare, allora, la devo... la stazione, la Juicebox è possibile acquistarla all'interno del nostro sito web o attraverso i nostri partner, store anche. All'interno di questo store ovviamente e all'interno dei... Naturalmente la verranno a installare. Come nell'X-Way crediamo fermamente nella qualità del servizio che offriamo ai nostri clienti. La gestione a 360 gradi. Esatto, noi piace dire che curiamo il cliente a tutto tondo. Quindi famiglia. Esatto, siamo una... in questo momento la mobilità elettrica è un po' una... È un gruppo di familiare, sperando di allargarlo. Che si allargherà nel più breve tempo possibile. 20:35 sperando. Prima. Precisamente prima. Quindi diamo la possibilità ai nostri clienti di effettuare un primo sopralluogo attraverso i nostri tecnici certificati, quindi sopralluogo, identificazione, ovviamente noi siamo in grado. Cioè io vengo qua, lo prenoto, faccio tutto e poi una settimana? Non lo so. Vabbè, facciamo la nostra pausa. Basta col parlare, ma coi fatti li facciamo anche un servizio. Caffè, naturalmente abbiamo la toilette, ovvio. Abbiamo il salotto, abbiamo un... controlliamo sempre, intanto in qualsiasi punto del... In qualsiasi punto non c'è nessuno. La ricarica. Diciamo che questa è la nostra, e questo è arrivato un altro. Vedi, durante il percorso. La ricarica. Ecco, vedi? Non siamo soli. Adesso prendiamo e ringraziamo. Lorenzo per avere informazioni su MX, NX Way e NX Store. Alla prossima!